Bella gente, beautiful people, bentornati sul canale. Siamo come sempre nel nostro giardino di Grounded per andare a vedere una guida base sul potenziamento di armi e armature. Per potenziare le armi e armature avremo bisogno della stazione di forgiatura che è acquistabile all'interno di ogni stazione da campo dal computer, che ci permette di acquistare le ricette con la scienza pura. Una volta fatto quello, avremo la possibilità di potenziare in modo semplice e veloce armi ed armature. Andremo a vedere come potenziare le armature al meglio e quali sono gli effetti che possiamo dare alle armi una volta arrivati ad un certo livello. Vedremo anche quali sono le risorse da utilizzare e cosa fare per andare ad ampliare le ricette con cui poter potenziare i nostri item. Quindi, prima di farlo, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare un bel pollicione che aiuta tanto il canale e vi invito inoltre nel server di Discord dove stiamo costruendo la città più grande all'interno del giardino di Grounded, tutti insieme. Andremo a creare, a costruire una bella cittadina comune a tutti quanti. Ora passiamo al video e iniziamo subito a scoprire come potenziarci al massimo per affrontare i nemici più tosti. Bene, come vi ho detto ragazzi, per poter potenziare le nostre armi e armature avremo bisogno della stazione di forgiatura che dobbiamo acquistare il prima possibile dal computer che troviamo nella stazione da campo con la scienza pura, perché questo ci permetterà di potenziare sia armi e armature di tier 1, quindi dall'inizio praticamente, sia tutte le altre. Quindi vi consiglio di farlo immediatamente appena avete abbastanza scienza pura. Naturalmente la cosa che vi consiglio non è quella di potenziare armi e armature di tier 1, perché le risorse che servono per potenziare armi e armature sono abbastanza rare. Forse all'inizio vi sembrerà di trovarne in quantità elevata, ma vi assicuro che con il parco armature e armi che abbiamo a disposizione è meglio usarle con parsimonia e andare a potenziare veramente le cose che crediamo siano le migliori per noi da utilizzare. Quindi inizieremo, secondo me, almeno da armature e armi di tier 2 che riteniamo imprescindibili. Vi ho parlato delle risorse che sono quarzite e marmo, poi vedremo anche che abbiamo delle ricette per andare ad ovviare a queste due risorse e come partenza dovremo proprio utilizzare queste due, la quarzite per le armi ed il marmo per le armature, per andare a portare al massimo della potenza i nostri item. Quindi partiamo col vedere come potenziare le armature. Andiamo a craftarcene magari una di livello 2, non proprio di livello 3, per vedere come funziona il potenziamento. Ci facciamo tutto un set, adesso ho creato quello di ragno ad esempio, e lo andiamo a costruire tutto quanto in modo da capire il funzionamento perfettamente della stazione di forgiatura. Ok, una volta che l'abbiamo creato, dovremo andare ad interagire con la smithing station e ci prendiamo il cappuccio di ragno. Come vedete, qui avremo la placcatura fragile che dobbiamo costruirci, quindi ci servirà il marmo per andare a costruire al banco da lavoro la placcatura fragile. Come vedete, per poterla costruire avremo bisogno di frammenti di marmo fragile. Quindi andiamo a costruircene un po'. Io ora sono in creativa e come vedete non mi consumo le risorse, ne sto creando a iosa perché non ho problemi di quantitativo di risorse da avere nell'inventario. Quindi ce ne prendiamo un bel po' in modo da andare a potenziare tutto il set dell'armatura che ci siamo appena craftati. La placcatura fragile ci servirà per tutte le armature e servirà a portare l'armatura fino al livello 5. Come vedete, dal livello 6 in poi servirà la placcatura robusta, che se andiamo sempre dal banco da lavoro e controlliamo nelle ricette generali avremo la placcatura robusta craftabile con dei frammenti di marmo robusto. Quindi in giro per la mappa troveremo proprio dei frammenti di marmo fragile a terra, oppure distruggendo dei massi di marmo robusto, può darsi che ce ne droppi qualcuno. In questo caso ci dropperà sia marmo robusto che marmo fragile, mentre se troviamo del marmo superiore ci dropperà tutte e tre le risorse di marmo di cui abbiamo bisogno per andare a potenziare le nostre armature. Quindi
Ora torniamo sull'armatura e arrivati al livello 5, per portarlo al livello 6 avremo una scelta. Potremo rendere le nostre armature ingombranti oppure eleganti. Il mio consiglio è quello di rendere l'armatura sempre elegante, perché se vedete sugli effetti migliorati, che sono più 30% difesa, più 30% robustezza, portandola al livello 6, avremo anche un perk unico per ogni armatura che viene sbloccato. Quindi in questo caso, con l'armatura di ragno di tier 2, avremo un più danni da veleno. Se invece andiamo a rendere la nostra armatura ingombrante, quindi senza dargli nessuna perk aggiuntiva, ci porterà una miglioria sulla percentuale di difesa e di robustezza. Però, come vi ho detto, la cosa migliore per tutte le armature è proprio quella di andare a sbloccare le perk uniche, perché queste ci danno la possibilità di andare a creare delle build interessanti tra mutazioni, perk dell'armatura proprio, armi e i vari accessori che ci possiamo equipaggiare. Quindi, come vi ho detto, una volta arrivati a questo punto, portata l'armatura al livello 6, se proseguiamo ci chiederà se siamo sicuri di rendere il miglioramento elegante, e inizieremo dal livello 7 in poi ad avere una richiesta di un altro tipo di placcatura, ovvero la placcatura superiore. Anche qui sarà un oggetto che possiamo crearci dal banco da lavoro. Come vedete, avevamo la placcatura robusta, la placcatura fragile. Ora possiamo costruire anche la placcatura superiore grazie, proprio come vi dicevo prima, a dei pezzi di marmo superiore. Andremo a crearci anche un po' di questi, e una volta che siamo alla Smiting Station potremo potenziare al massimo la nostra armatura fino al livello 9. Questo vale per tutti i tipi di armatura, quindi anche le armature di tier 1 avranno, come le altre armature, la possibilità di essere portate fino al livello 5 e dal livello 6 in poi sbloccare dei perk unici. Quindi poi andrò anche a fare un video che andrà a raggruppare tutte le armature di tier 3 potenziate fino al livello 6, così potremo vedere tutti i bonus che sbloccheremo per ogni armatura, e anche qualcuna di livello 2 che è molto interessante, sempre per il fatto dei bonus che sbloccheremo. Un'altra cosa che c'è da dire sulle armature è proprio il fatto che abbiamo queste tre risorse che vanno craftate, le varie placcature, e possiamo costruirle non solo con i frammenti di marmo, ma se andiamo a completare alcuni dei laboratori all'interno del giardino possiamo sbloccare ulteriori ricette. Come vedete qui in creativa, ora ho due diversificazioni sulla creazione della placcatura fragile. Questo perché quando andremo a completare i laboratori potremo poi acquistare, sempre dal computer dove si acquistano le ricette con la scienza pura, proprio questo tipo di ricetta. Come vedete, la placcatura fragile si può creare anche con dei pezzi di linfa e dei pezzi di pelle di larva di coleottero. Questa è un'ottima soluzione, dato che, come vi dicevo prima, i pezzi di marmo e i pezzi di quarzite non sono proprio una risorsa che si trova in grande quantità, quindi potremo avviare a questo fatto con il potenziamento grazie a questo tipo di ricette, dato che possiamo costruirle anche con altri materiali. Infatti, se andiamo a vedere anche la placcatura robusta, potremo poi andare a sbloccare la ricetta che ce la fa costruire tramite la linfa sempre e le parti di coccinella. E anche per la placcatura superiore potremo andare a costruirli sempre con la linfa e in questo caso con il guscio di coccinella predatrice. Quindi, se finite il marmo a vostra disposizione, andate a completare il laboratorio e sbloccate le ricette in questione per costruirvi le placcature in questo modo. Ora passiamo alle armi, che funzionano praticamente alla stessa maniera. Se andiamo ora a costruire una mazza di livello 2, giusto per rimanere in tema, ci costruiamo il pugnale zanna di ragno, visto che abbiamo fatto l'armatura di ragno di tier 2 prima, ora ci costruiamo questo pugnale tier 2 e andiamo a vedere come potenziarlo. Funzionerà allo stesso medesimo modo che per le armature, solo che in questo caso la risorsa da utilizzare sarà la quarzite. Quindi, per costruire la cote fragile, come prima, andiamo al banco da lavoro e nelle ricette generali, vicino alla placcatura, troveremo anche la costruzione della cote. Frammento di quarzite fragile per costruire cote fragile, quarzite robusta per costruire frammenti di cote robusta, frammenti di quarzite superiore,
costruire la cotta superiore. Anche qui, come prima vi ho detto, avremo delle ricette sbloccabili che ci permetteranno di non utilizzare la quarzite, ma di andare a utilizzare altre risorse. Per la cotta superiore servirà sempre la linfa e il corno di rinoceronte nero. Per la cotta robusta servirà la linfa e le zanne di ragno. E per la cotta fragile servirà la linfa e le spine di larva. Quindi anche qui, se finite le risorse di quarzite, se finite le riserve di quarzite, andate e sbloccate le ricette per andare a utilizzare proprio le risorse che abbiamo visto ora. In questo caso, oltre al potenziamento fino al livello 5, come abbiamo visto prima per le armature che ci permettevano di sbloccare delle perk, in questo caso abbiamo una selezione di ben 5 effetti diversi che possiamo andare a inserire nella nostra arma. Questi tipi di effetti sono dati da alcune risorse che troviamo nel giardino. Uno sarà la quarzite, dove potremo andare a creare le zollette possenti, quindi renderà la nostra arma possente, quindi in base al un potenziamento con la quarzite. Un effetto rinfrescante che sarà dato dalle zollette di mentina, quindi andrà a rendere la nostra arma rinfrescante. Un effetto salato con le zollette di sale, che potremo costruire con i frammenti di sale. Un effetto piccante creato con le zollette piccanti e ci donerà un effetto piccante. E infine l'ultimo inserito, che è l'effetto aspro, quindi una zolletta aspra che donerà all'arma un effetto aspro. Questo tipo di zollette le potremo costruire utilizzando il forno, quindi createne uno e andate a sbloccare le ricette per creare le zollette e i gioielli. Come detto, le zollette le creiamo, come in questo caso per esempio la mentina, utilizzando le schegge di mentina e la cotta robusta. Comunque entrate nel menu del forno e controllate cosa vi serve per costruire le varie zollette, in modo da poter potenziare e dare un effetto unico alle vostre armi. Vi ricordo che ci sono tutte le carte degli insetti, ho fatto anche un video a proposito con tutte le carte sbloccate, quindi se volete vedere debolezze o resistenze degli insetti andate a vedervelo e createvi l'arma adatta per andare a affrontare proprio gli insetti con armi e armature giuste. Una volta che poi avremo dato l'effetto voluto alla nostra arma, in questo caso io vado a mettere un effetto rinfrescante sul pugnale zanna di ragno, una volta portato al livello 7, per passare al livello 8 e al livello 9 cambierà il tipo di zolletta che dovremo utilizzare. Infatti non si chiamerà più zolletta, ma si chiamerà gioiello. Questo perché, se andiamo a vedere al forno, per poter creare un gioiello avremo bisogno di, oltre che la cotta superiore e la semplice mentina, anche di un carapace scintillante. Anche qui, se non riuscite a catturarli facilmente, ho fatto un video dove ne potete trovare 4 praticamente bloccati all'interno di un tubo, quindi se non l'avete ancora visto andate a farlo immediatamente e potenziatevi le armi al massimo. E come vi dicevo, per costruire i gioielli avremo proprio bisogno di questo carapace, quindi un tipo di costruzione differente rispetto alle solite zollette che costruivamo per potenziare le armi a livello 6 e 7. Quindi ragazzi, questo era tutto ciò che riguardava il potenziamento di armi e armature. Vi voglio ricordare che prossimamente uscirà proprio il video sullo sblocco di tutte le perk delle armature di livello 3. Andremo a vedere cosa viene aggiunto per ogni armatura di livello 3 come bonus, quindi state connessi con il canale per vedere quali sono questi vantaggi che riceviamo se potenziamo le armature. Ora io vi lascio, vi ricordo solo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, di lasciare un bel pollicione se il video vi è piaciuto. Vi invito inoltre nel server di Discord per andare a costruire la città più grande all'interno di un giardino di Grounded tutti insieme, quindi vi aspetto nel server e vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!